Adesso dobbiamo ricavare i file. Come possiamo fare? Questo header sarà il background, sarà un file di background. Quindi possiamo prendergli un pixel e ripeterlo sull'asse X e avremo lo stesso risultato che vediamo adesso. Quindi per selezionare un pixel dobbiamo prendere nello strumento selezione la selezione singola colonna. Però non basta, dobbiamo anche andare in header e unire i due livelli. Quindi forma 2 e forma 1 si selezionano con CTRL, si spinge CTRL e si clicca su tutti e due, si fa unisci i livelli e adesso andiamo con lo strumento selezione singola colonna a cliccare in un qualsiasi punto e fare CTRL C, cioè copia, e andiamo a creare un nuovo file con CTRL N. Il file prende le dimensioni da solo, infatti un pixel in larghezza come abbiamo selezionato e l'altezza è 181. Ok, si crea questo nuovo file nel quale lo sfondo lo possiamo sbloccare e adesso dobbiamo fare CTRL V per attaccare e il livello 0 dello sfondo lo dobbiamo eliminare. Perfetto, ecco il nostro background che sarà ripetuto sull'asse X. Andiamo in file, salva per web e dispositivi e qua selezioniamo il formato che più ci piace. Io consiglio il PNG8 con 64 colori. In questo modo il file è piccolo, quello che serve a tutti, e Internet Explorer riesce a sopportare la sua trasparenza. Grazie alla crocetta su trasparenza e allo strumento Alone. Questo strumento funziona in questo modo. Se voi sapete che il sito avrà un colore specifico di background, dovete scriverlo qui e la trasparenza del file sarà ottimizzata sotto quel colore. Nel mio caso il colore sotto a questo file sarà bianco e quindi Alone bianco. Salvo il file nella cartella sito img e il titolo sarà backhead oppure bh per farla breve, e salvo. È un file pronto, lo chiudo e andiamo a recuperarci le altre due forme. CTRL Z, CTRL Alt Z per tornare indietro. Ecco che abbiamo disunito i due livelli e andiamo in container a unire, o meglio ancora creiamo un livello, mettiamolo sotto alle due forme, e quindi per primo facciamo la forma 3. Uniamo la forma 3 al livello 1 che è trasparente e andiamo a zoomare la forma 3. Come facciamo adesso a trasportare questo in una pagina HTML? Ma naturalmente con i tag div. Avremo un div id top che conterrà l'immagine smussata di sopra, un div id bottom che avrà l'immagine smussata sotto e un div id back che avrà l'immagine di un pixel larga 100% che si ripeterà sull'asse y e quindi in base al contenuto si adatterà e poi troverà div id bottom che farà vedere l'immagine sotto. E quindi abbiamo bisogno dello strumento selezione rettangolare. Io tolgo questo così non mi dà fastidio. Sono sulla forma 3 che è unita con un livello trasparente. Io faccio CTRL A
faccio Ctrl C, Ctrl N, si forma un nuovo documento con le misure che ho selezionato, e Ctrl V sul nuovo documento, nel quale sblocco lo sfondo e lo elimino. Ecco qua. Adesso selezioniamo il sopra, trasforma selezione, e l'altezza deve essere più o meno 18 pixel. 18 pixel. Andiamo a vedere se ci entriamo in questi 18 pixel. Sì, perfetto, 18 pixel, larghezza 240 pixel. Ctrl C, Ctrl N, ok, Ctrl V, lo sfondo da eliminare, e ora salva per web e dispositivi. PNG 8, trasparenza, alone bianco. Vedete che cosa aggiunge il programma con l'alone? Aggiunge pixel bianchi sotto all'ombra. E quindi spingo su salva e chiamo questo file top left. Salvo, chiudo. Qui invece non chiudo e vado a fare la selezione di sotto. Seleziono un punto così, trasforma selezione, imposto i miei parametri, cioè 18 pixel di altezza, mi avvicino, sposto un po' per fare in modo che l'ombra sia compresa, e io direi che così va benissimo. Voi vedete, l'importante è che non ci siano punti scuri qua. Io dico che così, forse anche più in giù, ecco, vada Dio così. Enter, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, lo sfondo, via. Salva per web e dispositivi, che si richiama con gli hotkeys Ctrl Alt maiuscolo S, quindi vedete voi, oppure file salva per web e dispositivi, l'abbiamo già visto. PNG 8, trasparenza, alone bianco, salva, bot left, salva, vada Dio. Non salviamo, e adesso c'è rimasto da selezionare un pixel che si ripeterà sull'asse Y. Selezione singola riga, un punto qualsiasi, Ctrl C, Ctrl N, altezza un pixel, larghezza 240, Ctrl V, lo sfondo, via, Ctrl Alt maiuscolo S, PNG 8, trasparenza, alone, bianco, back, left. Back left, invece ho scritto back left. Salva. No, non salviamo. Ok. Qui Ctrl Alt Z per separare i livelli fino alla loro separazione, ecco. E adesso uniamo il livello, la forma 4 con il livello 1 trasparente. Solo che prima di farlo facciamo tornare visibile la forma 4, se l'avevate tolta. Unisci i livelli, tolgo dalle balle questo, selezione rettangolare, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N. La combinazione di tasti CTRL A seleziona tutto quello che è visibile. Nel nostro caso eravamo sul livello 1, che era unito alla forma 4, e quindi il visibile era solo questo e le sue ombre, come vedete. Togliamo lo sfondo.
andiamo a selezionare anche qui un pezzo, poi con trasforma selezione cerchiamo di selezionare tutto e l'altezza di selezione è 18 pixel come prima. 18 pixel. Confermiamo con Enter. Avviciniamoci con lo zoom e vediamo un po'. Così è perfetto. Confermiamo, Ctrl C, Ctrl N. Ora andiamo a portarla di sotto direttamente. Spostiamo un attimo sopra. No, anzi, così vada Dio. Confermiamo. Faccio qualcosa che non va da me. Così va bene. Ctrl C, Ctrl N. E ok. Ctrl V. E qua io ho creato il file senza fare Ctrl V. Ok. Eliminiamo lo sfondo. Salviamo. Il file lo chiamo top cont, che sta per content. E questo invece bot cont. L'ultima cosa da fare, la selezione di un pixel, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl Alt, Mausk, S, però prima Ctrl V e eliminiamo lo sfondo, salviamo, back, cont. Quindi abbiamo finito. Abbiamo fatto il design e abbiamo estratto i file. E nella prossima lezione faremo la struttura e poi questo design si riporterà sul sito grazie al CSS. Grazie per avermi seguito, ci vediamo nella prossima lezione.